Buongiorno, pace e bene a tutti loro e alla nostra dottoressa Palmieri Anna Chiara, assessore provinciale alle politiche educative, sociali, istruzione, solidarietà e edilizia scolastica della provincia di Benevento. Benissimo, quindi una persona al centro di una realtà, al centro dei nostri contesti socioculturali, che sa guardare la realtà col suo cuore e la professionalità e la passione. Ecco, noi siamo oggi suoi ospiti, le passiamo letteralmente il microfono, ci illustri un po' il senso di questa grande occasione di incontro sul volontariato e le prospettive e le speranze. Sì, siamo oggi qui per la seconda fase di disseminazione dei risultati del progetto di laboratori di cittadinanza attiva, un progetto ministeriale finanziato già nell'annualità 2010 da soltanto 5 province d'Italia, a cui i nostri ragazzi delle nostre scuole hanno partecipato realizzando una serie di approfondimenti, di iniziative insieme al mondo del volontariato sui temi della legalità e della partecipazione attiva sull'ambiente. Per cui il complesso di questo sistema di informazioni che sono state trasmesse ed elaborate dai ragazzi dal mondo del volontariato sui temi della legalità e dell'ambiente ci hanno consentito di produrre una serie di risultati importanti e di produzioni anche di carattere artistico che i ragazzi hanno promosso e portato a Torino nella circostanza di presentazione nazionale del progetto. Questo momento è stato un momento estremamente importante. Ci siamo posti insieme al Ministero delle Politiche Sociali la necessità e l'esigenza di organizzare delle sessioni regionali che per la disseminazione dei risultati. Un momento quindi ancora più importante perché consente di ritornare sul proprio territorio con il lavoro realizzato da questo territorio ma portato sul livello nazionale insieme a tutte le organizzazioni di volontariato attive sul territorio e di allargare l'orizzonte degli studenti, dei ragazzi e delle scuole coinvolte. È ancora questo un ulteriore primo momento di una seconda fase ben più complessa che ci vedrà poi protagonisti con le nostre scuole di un momento aggregativo molto importante nel quale riponiamo molta fiducia e molta speranza, che è quello che realizzeremo a maggio a Pietrelcina, hanno 2 giorni con tutti i ragazzi della regione Campania e tutti quelli che a livello nazionale arriveranno a Pietrelcina per la ordinaria marcia della pace, quindi un ulteriore momento di aggregazione sociale importante insieme alla festa del volontariato della provincia di Benevento, quindi i temi giovani, la scuola, l'istruzione, il volontariato, la legalità, l'ambiente, la promozione di queste aree interne della regione Campania che spesso vedono una desertificazione sociale proprio a partire dai giovani che fuggono via alla ricerca di studio e lavoro in altri territori, quindi un modo per trattenerli sul nostro territorio, per educarli alle bellezze del nostro territorio, ma soprattutto per fargli scoprire quei valori di pace, di serenità e anche di bellezza che i nostri territori offrono, sperando che non si allontanino dalle nostre terre. Complimenti, non possiamo che augurare un itinerario su questi grandi temi che lei ci ha accennato. Allora vorrà dire che dopo questo incontro tireremo un po' le somme ultime delle eventuali proposizioni di impegno che non possono che vederci uniti con tutte le nostre forze per amore, direbbe San Francesco d'Assisi, per amore della pace che cammina solo prima col cuore e poi con l'iniziativa. Grazie dottoressa, grazie a tra poco allora. Grazie. Cari ragazzi, innanzitutto grazie di essere venuti oggi. La giornata di oggi vorrei che sia un momento di condivisione di una serie di tematiche che riteniamo utili per il nostro futuro. Io vorrei fare innanzitutto un ringraziamento a tutte le bravissime professoresse, vorrei che anche i ragazzi facessero un applauso a tutte. Abbiamo dei compiti
una missione vi affido attraverso questo lavoro che dovete fare, è quello di creare quella rete di idee. Perché cari amici, se voi mi date un euro a me, io vi do un euro a voi, abbiamo sempre solamente un euro, ma se voi mi date un'idea e io vi do un'idea, abbiamo due idee e siamo tutti più ricchi. Dobbiamo abituarci, cerchiamo di recuperarla questa storia. Sono gli ultimi brandelli, io ho scritto un libro che si intitola Le vie della neve. Noi siamo insieme a un altro gruppo, stiamo costruendo le vie dell'acqua per recuperare questa storia, perché se noi non recuperiamo la nostra identità, ma dove vogliamo andare? Se noi non sappiamo quello che siamo, ma dove vogliamo andare? In che direzione vogliamo andare? Noi, cari amici, dobbiamo eliminare un baratto che sta facendo la criminalità organizzata. Non è tanto quella che spara, non è quella pericolosa, perché voi la vedete e dite quella è il delinquente, è quella che si infiltra negli appalti, è quella che è vestita da persone imprenditori con giacca e cravatta come me, sono quella, e quella è la pericolosa criminalità, perché collude col territorio, entra a patti col territorio. Ci sono tantissimi imprenditori che ci convivono con questa realtà. Questa è la vera lotta che noi dobbiamo costruire per creare la base per un'economia, altrimenti questa pochissima, miserissima economia che abbiamo rischia di essere soffocata dalla criminalità organizzata. La vera più grande impresa del nostro mezzogiorno in questo momento è la criminalità organizzata, è quella che produce maggiori utili. Voi pensate che quando furono creati il clan dei casaresi, che ho trattato per molto tempo del casertano, sorsero con un patto. Disse Schiavone, disse che voi sapete, Sandokan e altri, noi gestiamo il territorio, gestiamo anche l'aria, per cui tutti gli appalti gestiamo noi, voi crescete con noi. E questi piccoli imprenditori, piccoli costruttori, nel corso del tempo sono cresciuti e sono diventati dei grandi manager e hanno fatto studiare i propri figli, per cui hanno lauree, conoscono l'inglese. E quando venivano da me, venivano con fuorisere, con la Ferrari. Se voi andate a Casal di Principe, siete trovati i codici di Ferrari, di Porsche e di altre macchine. E voi parlate con persone che hanno studiato. Bene, questi sono attualmente i vertici delle organizzazioni mafiose. Non sono più quelli con la coppola, sono imprenditori, perché gestiscono in modo imprenditoriale un esercito di uomini che bisogna pagare. Bisogna dare lo stipendio a migliaia di persone. Pensate, i clan dei casalesi, solamente come struttura base, sono oltre 10.000 uomini che penetrano in questo modo. E allora la missione che vi voglio dare, e termino perché poi vorrei ascoltare voi, è che bisogna suonare le campane e chiamare a raccolta tutti. Ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare un obbligo, un dovere morale, un imperativo categorico al quale non ci possiamo sottrarre. Tutti noi stiamo vivendo ora questo momento. Grazie. Non sia una cosa facilissima e nemmeno tanto facile oggi come oggi, che viviamo tutti e ancora bagnati dalla illusione delle felicità, che la quale illusione delle felicità è diventata sinonimo di evasioni, che la quale illusione delle felicità non riesce a darci la possibilità della vera felicità. Siamo riusciti ad arrivare al 3000 ancora con tante possibilità di fare le feste, ma di non creare la gioia. E quindi se questo è vero, la felicità è la vera gioia, e la vera gioia non riusciamo a trovarle in tutte quelle cose che sono un po' il sottofondo dei vostri
dei vostri temi, quindi la cittadinanza, la legalità, l'ambiente. Non troviamo, non credo che sia facile dire che troviamo tanta possibilità di città di gioia nel rapporto con l'ambiente, nel rapporto con la città o il nostro paese, nel rapporto con le evasioni da noi stessi e dalla realtà. Allora forse se le felicità non ci fanno felici, se le feste non ci fanno felici, se tutte quelle forme che ci vogliono distaccare dalla vera realtà non ci fanno felici, allora forse e senza forse abbiamo tutti ragione. Voi aspettate ancora molto, diceva bene il nostro procuratore, ancora molto da noi. Vogliamo darvi tutto il nostro cuore, vogliamo darvi la nostra passione, vogliamo darvi le nostre convinzioni, però non possiamo solo creare un rapporto di trasmissione. Il ponte è sempre la cosa più bella che possiamo tracciare nel cammino della nostra vita. Il ponte non ha solo un'entrata e l'altra è per forza un'uscita. Il ponte è fatto da due entrate che consentono comunque di camminare insieme e di uscire insieme verso la vita. Se non realizziamo l'incontro, dunque, se non torniamo a incontrarci, se non torniamo a guardarci col cuore, se non torniamo a guardarci dentro e a scoprire la dignità dell'altro, la bellezza dell'altro, l'intoccabilità dell'altro, l'incanto dell'altro, non riusciremo a riscoprire la bellezza dell'ambiente, la bellezza della famiglia, la bellezza della scuola, la bellezza dell'essere giusti. Non riusciremo, come Francesco d'Assisi, a poter scoprire la bellezza di essere, di diventare noi, ciascuno di noi, strumento di pace, strumento di amore, strumento di bontà. E quindi la grande provocazione del Procuratore della Repubblica: diventiamo tutti costruttori della nostra realtà, della nostra felicità, della nostra gioia. E qui Francesco si sbracciò le maniche e disse: oh Signore, aiutami a essere io uno strumento di amore dove non c'è amore, aiutami a essere io uno strumento di pace dove non trovo la pace, cioè aiutami a non stare lì in attesa che il mondo cambi per me se io non faccio nulla per cambiare. Grazie, la prego. Allora, innanzitutto volevo dire cosa per me la felicità. Non credo che la felicità sia, come molti pensano, uno stato di euforia, ma la felicità la troviamo nel raggiungimento dei piccoli obiettivi che ogni giorno ci poniamo e soprattutto quando incontriamo una persona che ci comprende, che ci capisce e si incontrano due pensieri simili, si incontrano due anime. Quindi penso che la felicità certo che si sfugga da sotto gli occhi e continuiamo a volerla cercare talvolta. Non accorgendoci che la felicità può essere anche il raggiungimento di un piccolo obiettivo. Poi volevo porre una domanda riguardo all'argomento che avete trattato prima. Lei ha detto che ha avuto a che fare con le organizzazioni criminali. Volevo chiedere qual è il ruolo della donna nelle organizzazioni criminali attuali e che cambiamento ha avuto nel corso degli anni. Grazie.